E oggi si parla di un grande classico della... Che c'è? È un grande classico. No, no, dico che ridi perché stavo a parlare no, di... No, non posso parlare di Pinocchio su un canale di game. Ah, no, pensavo l'altro grande classico, Dark Souls. Ah, no. Oggi si parla di un grande classico della letteratura italiana, no? Un bambino che cerca di trovare la sua vera natura perché la natura a cui appartiene non gli piace. C'è un bambino di Napoli che vuole andare a Milano. No, quello è... Giusto. Lie of P. Questo gioco che abbiamo provato e riprovato e che prende a pieni mani proprio dai Souls. È un cosiddetto Souls-like, cioè quella categoria di giochi i cui sviluppatori si siedono intorno a un tavolo e fanno: allora, ci dobbiamo far venire delle idee. E uno fa: no, no. E quindi l'unico sforzo di sviluppo che viene fatto concettualmente parlando è cambiare il nome. Raga, le anime, come le chiamiamo qua? Perché ci sono le anime nel nostro gioco, vero? Certo, che cazzo vuoi cambiare? Cioè, le anime le chiamiamo Ergo. Ma perché Ergo? Ergo vuol dire quindi. Quanti quindi vuoi? Quindi sono anime. Quello è, sono le anime. E... Ma che ci mettiamo per caso anche i falò, come li chiamiamo? Ma chiamiamoli... Stargazer, bravi. Riunione finita, torniamo a casa. Questo è un Souls-like. Ora, non sono tutti così. Ce ne sono di molto originali, per esempio ho giocato Thymesia da poco. Quello è un Souls-like che merita rispetto, perché si discosta, perché ha un concept molto interessante dietro. Rubi le armi ai nemici, le attacchi con le loro armi, cioè ha un suo carattere. Questo gioco no, veramente è frutto di diverse riunioni durante le quali hanno passato del tempo a cambiare i nomi alle cose di From. Ci sono ovviamente delle cose differenti. Arriviamo che... alla Sekiro. Sì, diciamo che a From, wow, questi della Corea del Sud, mm-hmm. perché sono i Round 8 e Neowitz, sì. che non conoscevamo, ci ho fatto una riunione e ho detto: wow, From c'ha tutta questa bella nicchia, che facciamo noi visto che la gente è rimasta un po' orfana dei Souls, di Dark Souls, di Bloodborne, poco di Sekiro, okay, ma sì. Adesso ci arriviamo. Prendiamo. Cos'è Sekiro? Sekiro è il secondo che dovevano fare. Sekiro è uno. Sì. Sekiro è il due. E hanno fatto questo Lies of P. Ora, senza starci a perdere troppo tempo, ragazzi, noi abbiamo giocato circa un 3 ore, quindi andremo avanti, però volevamo fare questo video per raccontarvi che siamo rimasti un po' delusi dall'interpretazione che questi signori hanno dato al Souls-like. Perché il gioco in sé, tecnicamente parlando, non è affatto male. Tanto per cominciare, graficamente è davvero un gran bel vedere. C'è la solita doppia modalità, cioè modalità grafica e la modalità performance. Modalità grafica l'abbiamo provata, però venivamo dalla modalità performance. E dobbiamo dire che effettivamente dalla modalità grafica alla performance cambia poco. Quindi l'abbiamo proprio tralasciata immediatamente, perché la modalità performance è godibilissima, si fa giocare. Per quanto riguarda la grafica, abbiamo questo ragazzo, no? Dai lineamenti molto gentili. Gentilissimi. Che è un burattino, cioè perlomeno c'ha l'anima di un burattino, il burattino del diavolo, però è oggettivamente un umano. Tant'è che la bugia è proprio quella, che lui è un umano e racconta di essere un umano, altrimenti in alcuni posti, nel gate principale, in questo Hotel Krat, non potrebbe entrare. Quindi c'è una rivisitazione in effetti della storia strafamosa anche in Corea del Sud di Pinocchio, in effetti, e c'è proprio tutto. C'è Geppetto, c'è la fata turchina, c'è il grillo, che qui è un'entità digitale che parla come un registratore di cassa. Ci sono tutti i personaggi, l'asinello, c'è anche Biancane, tutto. Ed è bello anche vedere come hanno reinterpretato un po' questi personaggi. Considerate che non è un adattamento che si discosta un pelo dall'originale, è proprio vagamente ispirato a Pinocchio. Hanno mantenuto l'idea del burattino, che qui però è un automa, un semi-automa, forse è l'unico androide di questo mondo fatto di automi totali. Geppetto non è più un talentuoso falegname, ma è tipo Elon Musk, costruisce robot domestici, ok? E diciamo che
c'è in effetti un po' di magia, ma ha connotazioni molto più scientifiche che altro, per quanto fantascientifiche. Molto bella l'atmosfera, molto belli gli scorci, molto belli i materiali, tutto quello che potete vedere con occhio è molto bello, tranne i nemici che due volte su tre si compenetrano col terreno e iniziano a vibrare in questo modo. Il gioco gira sull'ultimo Unreal Engine e devo dire che per la prima volta un pelo mi sembra di stare dentro un gioco next gen. In questo mondo fantastico i burattini sono tutti impazziti, tranne ovviamente il nostro Pinocchio, che è il prescelto, il salvatore. Sono tutti impazziti e quindi appena ti vedono ti vogliono mazzoliare proprio in tutta tranquillità. L'impianto, l'abbiamo detto, è quello dei Souls. Non vi aspettate nulla di differente. Arrivate al falò, alcuni mostri respawnano, quelli che esplodono non respawnano, vi recuperate la vita, dovete andare al falò, in questo caso all'hotel, per salire di livello. Avete questi ergo anime, ergo echi, chiamateli come volete, per salire di livello, e abbiamo il braccio prostetico di Sekiro. Potete avere queste abilità con il braccio che man mano vi vengono sbloccate. Per esempio, una delle primissime cose che prendete è questo, non so, arpione, no? Spara e attira a te i nemici, ma solo quelli piccoli, diciamo i minion, i mid boss, i boss scordatevelo proprio da lontano, non gli fate niente. So che molti si stanno chiedendo, ma allora, se è proprio un Souls-like in tutto e per tutto, è per caso anch'esso questo Lies of P un dito nel retto? Certo che sì, e questa è un'altra tendenza dei Souls-like che a me sta notevolmente sul cazzo, cioè il fatto che la difficoltà debba sempre essere tarata verso l'alto, tra l'altro in maniera artificiosa. È una cosa che dissi anche in Thymesia. Thymesia era molto sbilanciato in questo, c'erano dei nemici molto belli da combattere perché i loro attacchi erano leggibili, altri nemici che avevano un tempo di caricamento dell'attacco, ma poi in effetti l'attacco arrivava in un fotogramma, e dovevi imparare a memoria i secondi di caricamento perché poi arrivava troppo rapidamente. Quello non mi piace, non mi piace lavorare di memoria, mi piace lavorare di riflessi. In questo gioco è un po' così e un po' colà. Alcune movenze dei nemici sono belle perché le vedi arrivare, le pari e dà molta soddisfazione, altre le devi imparare come la tabellina del 6, e altre volte non puoi imparare perché assolutamente non hai indizi se il nemico ti stia per colpire una volta, due o tre. Provi a sfruttare i buchi, ma magari il buco non c'è e tu non hai modo di evincere questa cosa. Secondo me è cattivo, è un po' malizioso nella sua difficoltà, così come penso che la barra della vita dei mid e dei boss sia almeno di un terzo troppo lunga. E questo è un piccolo grande problema, ma questo è, diciamo, abbraccia un po' tutti i Souls, non è che sì, ce ne sono. Solo che alcune volte i Souls diventano più leggibili. Qui non siamo riusciti a leggere certi mid boss, certi grossi nemici che poi esplodono, quindi non li rincontri, meno male, nella mappa, diventano non leggibili, quindi magari ti fanno tre mosse ma l'attacco è quello della singola mossa, non li capisci e prendi mazzate. Ora, qual è la frustrazione? È il fatto che tu sai che quel nemico non è nemmeno troppo potente, lo puoi sconfiggere, ma ti incula perché ti fa la seconda mossa che non ti aspetta, perché banalmente te ne aspettavi una sola. Piccolo problema, anzi no, non è un problema. Tradizione, la tradizione del Perry a cazzo di cane. Allora, in questo gioco abbiamo la possibilità, forse questa è veramente l'unica cosa veramente originale, abbiamo la possibilità di combinare l'impugnatura di un'arma con una lama. Qui abbiamo impugnature, lame, e hanno effetti diversi. Questa impugnatura ti permette di fare una parata tipo un parry particolare, questa lama ti permette di fare una serie di affondi, una serie di... Ok, diciamo che questa è una cosa particolare. Quello che abbiamo visto è che un'impugnatura che abbiamo ti permette di fare il classico parry alla Dark Souls, che però va calibrato in una maniera che la sa Dio, la sa la Madonna. L'animazione del parry, a quel che abbiamo intuito, deve terminare con l'arrivo del colpo, quindi tu devi calcolare il movimento del tuo parry, il movimento dell'attacco nemico, insomma su 28 tentativi te ne esce uno. E anche la parata perfetta, che sarebbe una buona meccanica, in quanto la parata perfetta ti consente di parare senza prendere neanche il danno minimo che la parata qui ti provoca, ha veramente un intervallo brevissimo. È molto più breve delle deflezioni di Sekiro, molto più breve. Qualcuno potrebbe dire è un gioco molto tecnico, no. Però è semplicemente nascondino, ti stai nascondendo dietro la tecnicità. In effetti, ripeto, ci sono dei nemici belli da combattere, molto belli. Ce n'è uno in particolare che
che incontrerete, che è l'asinello, l'asinello incazzato nero, che con questa lama comincia a corrervi dietro perché ci avrà destrezza sparata a palla e c'ha dei bei moveset, è anche divertente. Poi però c'è il lock, alcune volte il lock diventa oltre che una cosa per aiutarti, un tuo nemico giurato, perché magari gli vuoi andare dietro, gli vuoi fare lo step qua ci sta, però non ci riesci e diventa anche lì frustrante. Di base, frustrante è una parola che torna spesso. Diciamo che il lock, e che in questo caso dovrebbe servirti per rollare alle sue spalle e accoltellare, a volte ti ci fa finire davanti. Perché il lock ovviamente è indipendente dal movimento del personaggio. Il lock significa lo tengo al centro, non alle spalle, lo tengo al centro. Se sta per preparare un fendente verso il basso, tu sei proprio là davanti. A volte il lock è meglio toglierlo, è meglio perderlo che trovarlo. Abbiamo trovato il modo di evitare quegli attacchi concatenati imprevedibili. Ne farà uno, ne farà due, ne farà tre. Il modo per evitarlo è dare un colpetto e arretrare, un colpetto e arretrare. Visto che vi abbiamo detto che i boss hanno una vita infinita, potete ben capire quanto sia non solo time consuming, ma anche noioso e ripetitivo fare questo. A me è piaciuto molto Sekiro proprio perché cambiava questo paradigma del e scappo, e rollo, e rollo. Era un qualcosa di davvero diverso. Eri davanti all'avversario, sangue freddo dall'inizio alla fine. Dovevi essere perfetto, sì, ma con un gioco più permissivo, con intervalli più permissivi. Quindi gli intervalli sono proibitivi. Il lock fa un po' cagare e la vita dei nemici è interminabile. Quindi è un gioco, per quanto ci riguarda, forzosamente difficile, ma veramente a me dispiace perché per il resto il gioco mi piace tantissimo. Molto bello il gioco, diciamo un 70%, ma anche molto bella la possibilità di fare il filo alla lama con delle coti particolari, puoi dare anche dei buff. E poi ci sono tutta una serie di lanciabili, tutta una serie di altri buff da inserire. Insomma, il gioco ha una profondità. Profondità che deriva in gran parte da quello che abbiamo già visto nei sopracitati Souls. Ora, non siamo esperti di questo gioco, ma esplorando le prime mappe ci siamo resi conto che la minestra non cambia più di tanto. Le mappe sono abbastanza labirintiche, ma nascondono tutta una serie di passaggi, shortcut e sistemi di interconnessione. Molto gradito, visto quanto detto sopra, il fatto che una volta arrivati ad uno scontro particolarmente importante ci siano dei punti di rinascita a pochi metri dallo scontro. Questa è una caratteristica che From ha scoperto recentemente con Sekiro e con Elden Ring, perché chi ci avrebbe mai pensato che sarebbe stato più comodo, no? Gli echi si possono ovviamente recuperare, lo sapete, se vi batte qualcuno tornate, recuperate questi ergo, mi viene a chiamarli anime. Echi, anime, insomma, l'avete capito, l'impianto è quello. Emblemi spiritici, quello che sono. Cioè, stanno di tutti i colori. Il gioco di per sé, secondo me, va a prendere tutta quella nicchia di un po' orfani da Dark Souls 2, Dark Souls 3. Nonché, a livello di atmosfera, orfani di Bloodborne. Perché come atmosfera, come impianto, vista l'impostazione gotica della fotografia del gioco, però condita da questi elementi un po' steampunk, ricorda forse visivamente più un Bloodborne che un Dark Souls. Però da quel punto di vista sì, c'è un'ispirazione, ma direi che la cosa in cui questo gioco è veramente personale è proprio quello, cioè sì, l'ambientazione. È un gioco da quel punto di vista molto originale. Le musiche secondo me sono buone perché non rompono il cazzo, cioè, nel senso, non sono invasive, ci stanno. Non c'è un tema che dice ammazza, me lo ricordo, voglio che lo suonino al mio funerale, no. Però finora le musiche sono buone. Ora, come tutti i giochi di questo tipo, però, ragazzi, noi stiamo parlando delle prime ore, quindi dell'impianto del gioco. È molto importante fare questo tipo di discorso su questi giochi, perché sono giochi che hanno una componente parametrica abbastanza pronunciata, sono giochi che vanno spulciati fino in fondo e che, se spulciati troppo a fondo, diventano pure facili. Vi diciamo soltanto che se vi manca Dark Souls 2, Dark Souls 3, se vi piacerebbe un Bloodborne che va oltre i 15 fotogrammi al secondo, potrebbe essere una buona idea. Lies of P riesce a coadiuvare un po' tutto quello che ci manca dal passato, togliendo una cosa che hanno inserito solo in Elden Ring, che è il salto. Lo tolgono e se tu vuoi saltare, come al solito, rincorsa e poi salti, forse. Sì, premendo lo stick, che è una delle cose più anti-intuitive dell'universo, e infatti vi sfanculerete spesso in fondo a un burrone. Noi ci vediamo all'analisi definitiva. Per il momento, ragazzi, secondo noi è
un buon gioco che va limato, ma fortunatamente va limato in tante cose che sono più che altro parametriche. Infatti, cioè, basterebbe un'analisi un po' più ingrandita, secondo me, e andare a vedere dove il giocatore diventa un po' frustrato, dove si annoia, dove dice vaffanculo non lo gioco più, per diventare un gioco godibile a 360 gradi. E non mi venite a dire qua no, ma sei tu che non sei tecnico. Io l'ho giocato, mi sono divertito, però a volte il fatto, ecco, come si diceva prima, di punzonare un nemico, tornare indietro, oppure fare una schivata a destra e a sinistra, punzonarlo, insomma, diventa un po' troppo ripetitivo ed è un peccato, perché tutto il resto è veramente figo. I burattini sono bellissimi, sono anche spiegati bene, raccontati bene. Poi lasciamo perdere che c'è la farfalla rossa che ti dà il materiale speciale che ti fa salire l'arma di più uno. La lucertola. Che è uguale alla cazzo di lucertola che era impossibile da segare perché scappava. Uguale. Sono tantissime cose che proprio fanno i flashback. Avrete una sequenza infinita di flashback. Ma va bene così, l'abbiamo detto. Se riesci a prendere bene da altri giochi diventa anche godibile. Ma oggi come oggi abbiamo bisogno di un po' di frustrazione in meno. Perlomeno da casualone quale sono io, avrei bisogno di un po' di frustrazione in meno e un po' di voglia di giocarci di più. Sì, anche perché siamo in un mondo steampunk, non ci sarebbe voluto veramente nulla a munire i nemici di qualche indicatore in più per capire la prossima mossa. Gli scricchioli degli ingranaggi, tre colpi, tre ingranaggi che si sentono, le lucine quando diventano gli occhi rossi, cioè c'erano mille modi per renderlo un po' più leggibile. Aumentare leggerissimamente gli intervalli per le parate, l'hanno fatto anche con Kena, Bridge of Spirits, si può fare, tutto si può fare. Secondo noi è un peccato lasciarlo così com'è senza dargli una levigata. È chiaro che là fuori gli hardcore gamers non saranno d'accordo con noi, ma non ce ne frega un cazzo.